Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Just Drive. Nel video di oggi proviamo la Hyundai i10 N-Line. Allora ragazzi, vi starete chiedendo: Ale, ma cosa c'entra questa macchina con quella che provi sul canale? Niente. Però mi è piaciuta molto, quindi voglio parlarvene un attimo. Allora, la vediamo molto velocemente, facciamo un walk around velocissimo. N-Line, quindi un allestimento estetico un po' più sportivo. Vediamo questi accenni rossi sul frontale, la calandra nera più sportiva. Vediamo anche lateralmente questi cerchi da 16 pollici diamantati. Il badge anche qui N-Line. Logo i10 rosso qua sul fianco e poi sul posteriore vediamo un bel diffusore che diciamo simula un po' un qualcosa di sportivo, anche se ovviamente a livello aerodinamico fa poco e niente, è una cosa prettamente estetica, e il doppio scarico qui a destra. Allora ragazzi, quanto è vero che le macchine vanno provate? Devo essere sincero, ero un po' scettico prima di provare questa macchina, ma non perché io abbia chissà quale pregiudizio su Hyundai, anzi dopo aver provato di 30N non vedevo l'ora di provare altre auto della casa coreana, ma semplicemente una i10 non è il mio genere di auto, questo pensavo io, perché sapete cosa guido generalmente sul canale e avete notato che sicuramente l'i10 non è proprio nel mio target. Tuttavia ho detto la provo, vediamo com'è, e mi ha sorpreso. Devo essere sincero, mi è piaciuta davvero tanto e lo dico subito prima di iniziare la recensione: spero vivamente che facciano una i10N, quindi non N-Line ma una vera N, come hanno fatto la i30N, come hanno fatto la i20N. Spero davvero che facciano una i10N, perché questa macchina potrebbe veramente mettere i bastoni tra le ruote a vetture come l'Abarth, l'Up GT e tante altre. Anzi, secondo me andrebbe anche molto meglio, perché la base di questa vettura è fatta da ingegneri che ne sanno. Si sente proprio che hanno fatto un lavoro eccezionale. Infatti dovete sapere che Hyundai ha messo insieme un team di ingegneri presi un po' da diverse case auto europee, come sapete, come hanno fatto per il reparto N, che hanno preso un uomo del reparto M di BMW, e si vede che qua c'è stato fatto un lavoro importante. Adesso vi spiego un po' perché. Parliamo di numeri, parliamo del motore: 1.003 cilindri turbo benzina da 100 cavalli e 172 newton per metro di coppia, che permette a questa vettura di scattare sullo 0-100 in poco più di 10 secondi e di raggiungere una velocità massima di 185 km all'ora. Numeri a parte, vi assicuro, questo propulsore su una vettura così leggerina, perché parliamo di poco più di 1000 kg, va un gran bene. Infatti se andate tranquilli, ma in realtà se andate anche senza pensieri, abbastanza svelti, consuma davvero poco. Sono riuscito a fare facilmente i 16 km con un litro, i 17 km con un litro, senza stare a pensare ai consumi. O semplicemente ho guidato da A a B, poi ho guardato quanto avessi consumato e i consumi erano ottimi. Quindi questo è da dire, non è quel motorino piccolo che poi alla fine finisce sempre per consumare tanto, no, si riesce a consumare davvero poco. E poi ha anche un ottimo allungo, perché comunque ho provato un po' a divertirmi, anche se non abbiamo chissà quanti cavalli, ma riesce comunque ad allungare bene, e vi assicuro ci si può divertire con 100 cavalli, perché comunque sono messi su poco più di 1000 kg, e quindi la macchina leggerina, non fa assolutamente fatica a fare sorpassi, anzi. Propulsore abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti, cambio che mi ricorda molto quello della i30N, quindi sicuramente un ottimo feeling, un ottimo feedback sportivo. Mi piace anche il pomello con questa similpelle e le impunture rosse, quindi con il cambio siamo al top. Lo sterzo lo trovo un filo troppo artificiale, secondo me potrebbe essere un pochino più diretto, ma nel complesso anche qui molto bene. Ma la cosa che personalmente trovo davvero riuscita è proprio la piattaforma su cui hanno costruito questa vettura. Infatti telaisticamente secondo me è stato fatto un lavoro davvero eccezionale, perché anche se non è stata pensata per essere guidata forte, io ho provato un po' a mettere in difficoltà la macchina e vi assicuro ho fatto davvero fatica, perché è davvero solida nella guida, è davvero granitica, e vi assicuro, vi sorprende. Quando la guidate nel misto stretto la macchina è sempre ben piantata, dimostra un ottimo handling, un'ottima tenuta, ma anche quando poi andate a guidarla su dei pezzi più veloci, in autostrada, in tangenziale eccetera eccetera, la macchina è sempre
molto molto solida. Non vi sembra di guidare una macchinina, non vi sembra di guidare una macchina piccola, lunga 3,60 m come questa qui, ma vi sembra sempre di guidare una vettura di un segmento superiore. E secondo me questo è un gran complimento che si può fare a questa vettura. Assetto un filo irrigidito rispetto a quello della i10 normale, e secondo me hanno trovato un ottimo compromesso tra comfort e quel filo di sportività che si vuole dare a questa vettura. Quindi sicuramente la macchina, anche con i cerchi da 16, non è mai rigida, non è mai secca sulle asperità del manto stradale, ma allo stesso modo non è mai nemmeno troppo morbida. Quindi se provate a fare un po' gli stupidi tra le curve, riesce comunque a tenere un buon livello di bilanciamento, no? Degli spostamenti dei carichi. Quindi secondo me anche lì è stato fatto un ottimo lavoro. Non abbiamo un impianto frenante importante, in quanto la macchina pesa solo 1000 kg e l'impianto che vi è stato equipaggiato basta e avanza per assicurarvi delle frenate decise, composte e regolari. Il sunto qual è? Meccanicamente secondo me questa vettura è fatta bene, si guida con facilità, con fluidità, con piacere. Non è una di quelle macchine che dici, sapete, a volte quando guidi le macchine piccole ci sono un po' di cose che ti danno fastidio. No, questa macchina davvero sembra di guidare un'auto più grande di quello che è, ma poi anche a livello di abitabilità ci si sta bene. La posizione di guida la riesco a regolare bene, unica pecca è il volante che non si regola in lunghezza ma solo in altezza, questo è da dire. Ma per il resto, buona posizione di guida, buona visibilità. Dietro, io che sono alto 1,83 m, riesco a starci comodamente anche con le gambe. Quindi non tocco nemmeno il sedile davanti, anzi avanzano almeno 10 cm. Quindi una vettura fatta davvero con la testa. Non saprei bene trovare un qualcosa che non vada, se non magari materiali, ok? La portiera qua è stata fatta con dei materiali davvero cheap e non è stata rivestita con dei materiali un po' più morbidi, ok? Questa secondo me è l'unica cosa che stona. Ovviamente parliamo di una vettura che nuova ve la portate a casa con 17.500 euro ben equipaggiata, perché avete appunto questo allestimento sportivo, l'Apple CarPlay, gli ADAS, quindi comunque c'è tutto quello che vi serve. Ecco, l'unica cosa che avrei fatto è, dato che comunque è stata curata internamente, perché abbiamo sì delle plastiche, però comunque visivamente sono belline, il materiale del volante è buono, abbiamo questi sedili che sono comodi e anche secondo me stilisticamente carini, un rivestimento in più sulla portiera l'avrei messo, proprio per un discorso di anche di comodità, perché io a volte ci appoggio il gomito e l'ho trovata un po' dura. Per il resto, ragazzi, la macchina secondo me è sensazionale e vorrei concludere questo video, che non vuole essere troppo lungo, implorando, tanto non mi ascolteranno mai, ma vi prego, fate una N di questa vettura, perché mi è piaciuta davvero tanto, mi ci sono divertito, ho provato proprio a metterla alla prova in diverse frangenti per vedere appunto cosa fosse in grado di fare, e tutto quello che le chiedevo l'ha fatto. Quindi complimenti a Hyundai, si vede che stanno proprio rivoluzionando la gamma, facendo delle vetture sempre più riuscite, e che dire, io aspetto la N, ve lo dico, aspetto la N. Ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa i10 N-Line e ovviamente iscrivetevi al canale di Just Drive se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!